L'ottavo dei 10 centenari della tradizione porta la nostra attenzione sull'importanza del sonno. Zhao Shui, Zhao Qi, Tui Shenti Hao. Andare a dormire presto e alzarsi presto fa bene alla salute. Il sonno è una sorta di miracolo notturno che non tutte le persone riescono a ricevere. Poter andare a dormire presto e riuscire a riposarsi abbandonando i problemi del giorno e potersi svegliare ristorati da un buon sonno e poter affrontare nuovamente i problemi della giornata non è una cosa che tutti riescono a fare. Se ci pensiamo, passiamo un terzo della nostra vita dormendo e questo è un tempo speso bene, in quanto queste ore di sonno sono indispensabili per la salute. Il sonno è uno dei quattro pilastri della salute, secondo la tradizione cinese. Insieme all'alimentazione, alla ginnastica e alle emozioni, costituisce le quattro gambe della sedia della longevità. Sono considerate le quattro gambe perché anche se una sola di queste viene a mancare, la sedia diventa instabile e non è più detto che ci garantisca questa presunta longevità. La medicina cinese consiglia essenzialmente di seguire le leggi della natura, andare a dormire col tramonto e svegliarci all'alba, in modo da seguire le regole dello yin e dello yang e portare la nostra vita sino alla longevità. L'epoca moderna rende queste tradizioni piuttosto obsolete e difficili da realizzare. Siamo oberati dal lavoro, dobbiamo andare a dormire sempre più tardi, ma dobbiamo anche alzarci presto per motivi di trasporto o per motivi di famiglia. Secondo uno studio di survey americano svolto su 1 milione di persone, negli anni 60 era solo il 2% della popolazione che dormiva meno di 6 ore a notte. Oggi quel numero è salito al 30%. Viviamo davvero in un'epoca affetta da una privazione del sonno. Anche quando le ore del sonno sono sufficienti, non è detto che siano ristoratrici. Secondo uno studio inglese, infatti, il 75% delle donne e il 25% degli uomini è affetto da qualche tipo di disturbo del sonno. Grazie alla ricerca scientifica moderna sappiamo che il sonno si associa a diversi tipi di problemi di salute. Innanzitutto l'incremento ponderale. La mancanza di sonno porta all'obesità. Questo perché è in grado di incrementare i livelli glicemici basali, ridurre la tolleranza all'insulina e portare in generale a una tendenza all'incremento ponderale. Inoltre sappiamo che l'incremento ponderale può portare a sua volta a insonnia, innescando un circolo vizioso. La privazione del sonno può portare anche a problematiche di cuore, mi riferisco sia all'ipertensione che a problematiche cardiovascolari. La mancanza di sonno si associa anche all'infertilità maschile, in particolare una riduzione dei livelli di testosterone e della qualità stessa dello sperma. Se consideriamo anche un secondo studio che associa una ridotta qualità dello sperma, una ridotta speranza di vita, capiamo come la mancanza di sonno può portare a conseguenze anche piuttosto gravi. La mancanza di sonno si associa anche a un aumentato livello di depressione e di ansia, una scarsa memoria e una riduzione delle capacità cognitive, per non parlare dell'incremento del dolore percepito. Pensate che è sufficiente una sola notte insonne per incrementare notevolmente i livelli di infiammazione. Per la medicina cinese le cause di insonnia sono molte e non vogliamo affrontarle tutte, ma c'è un meccanismo alla base che è particolarmente frequente nelle insonnie e che voglio rivelarvi. La fisiologia del sonno nella medicina cinese riguarda shen, le emozioni, che devono poter rientrare nel cuore durante la notte. Il cuore è per l'appunto un organo cavo e rivolto verso l'alto per ospitare le emozioni. Il compito di ospitare all'interno dell'organismo è svolto dallo yin e quindi dal sangue. Una buona qualità e quantità del sangue è ciò che permette di avere un buon sonno ristoratore. Le donne e gli anziani, a causa del ciclo e a causa del consumo che avviene naturalmente nella vita, sono quei soggetti che più spesso vanno incontro a una carenza di sangue per la medicina cinese e per questo motivo sono più spesso soggetti a problemi del sonno. Insomma, il sonno è particolarmente importante. Cercate di migliorare la qualità del vostro sonno, magari anche affidandovi alla medicina cinese. Come recita un proverbio cinese, una sola notte insonne, problemi per 10 giorni.